Ciao ragazze, benvenute. Questo video è in collaborazione con Carmela Passarino, gli mando un bacio, ciao tesoro, e Baby Epsi, ciao cara. Questo è il video dei i posti del mio cuore. Vi chiedo scusa se magari ho sbagliato il nome. Allora, praticamente è un video tag che ha ideato Carmela, di cui sono veramente molto contenta e mi scuso veramente tantissimo per aver ritardato, ma aspettavo che mi arrivasse appunto l'album, questo album qui, in cui appunto in questo tag parliamo dei posti in cui abbiamo lasciato il cuore. Allora, innanzitutto uno dei posti a cui io ho lasciato veramente il mio cuore, perché è un posto meraviglioso, in cui sì, ci sono andata per il viaggio di nozze, ma sento che come ambiente è un ambiente libero, un ambiente in cui puoi essere te stessa, un ambiente che ti ha rapito. Per me è appunto l'America, soprattutto il paese che ci è piaciuto tantissimo, si chiama Williams in Arizona, è tra il Grand Canyon, prima di arrivare al Grand Canyon, è un paese in cui ci devi passare per forza. Per inciso, mostrerò anche le foto dei miei mariti, questo è il Grand Canyon, veramente bellissimo, favoloso. Un posto che stare lì a guardare questo immenso panorama, questa immensa distesa di rocce, il fiume, è veramente una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa, ti lascia veramente atterriti, ecco. Vi volevo far vedere appunto Williams, dovrebbe esserci una foto, ma in realtà non c'è, strano. Comunque non c'è una foto di Williams. Ah sì, c'è, eccola. Allora, questa è Williams in Arizona. Come vedete, semplicemente è una strada su un paese sulla Route 66. È semplicemente uno di quei classici paesi dispersi in mezzo al niente, ma la sua bellezza è proprio questo, il fatto che è in un paese tranquillo, è nel paese in cui tu ti sei immaginata di passare la tua vecchiaia, è veramente bellissimo. Il mio marito è un tipo che sta sempre con i piedi per terra, però una volta visto questo paese si è innamorato anche lui, e sarebbe il paese in cui se mi dite se avessi la possibilità dove ti trasferiresti? Williams, Arizona, subito. Subito, bellissimo. Però io sono indecisa tra due posti. Un posto alla Williams, perché comunque è, come vi ho detto, il posto che mi ha rubato il cuore, il posto che sento serenità, sento tranquillità, nonostante ovviamente non è che bisogna pensare che è sempre tutta vacanza, devi lavorare, devi far di qua, ci saranno problemi anche lì, però sento che potrei stare bene, e nel periodo in cui ci sono stata veramente benissimo. Però uno dei posti che mi è piaciuto anche tanto, direi che sono un paio, uno dei posti che mi è piaciuto tanto, io adoro Londra, è veramente bellissima architettonicamente, artisticamente, è veramente una città che quando giri io sto sempre così per aria a guardare le case. Dovete sapere che io amo guardare le case, anche soltanto quando vado a fare un giro nel mio paese, perché quando inizia la primavera esco sempre e vado a fare sempre passeggiate a piedi. Io amo girare soltanto per guardare le case. Mi piace veramente tantissimo vedere la struttura del paese. È una cosa che mi è sempre piaciuta. E a Londra è una cosa meravigliosa, cioè proprio non ci azzecca niente. Mi direste, beh, ma dai. Però Londra veramente ti rapisce il cuore. Ti rapisce il cuore proprio qua, anche soltanto a camminare in giro, è veramente bellissima. Io per questo sarei in contrasto con queste due, sono due posti che mi rapiscono sempre. Difatti a Londra io ci torno sempre, ogni anno ci torno sempre, perché è veramente bellissima come città. Altra città bella è San Francisco. San Francisco è veramente una città favolosa. Qui c'è il Golden Gate.
veramente bellissima. Questa non è uscita fatina con dietro il Golden Gate. Bellissima perché nonostante sia un paese innanzitutto abbastanza storico, perché ci sono tutti i tram di tutte le città che San Francisco ha preso, ha recuperato e li fa girare appunto nella città, veramente bellissima come cosa. C'era anche il tram di Milano che hanno recuperato, hanno fatto benissimo. Poi ci sono le cable, bellissime, veramente bellissime. Vedete le cable, veramente favolose. Poi c'è l'affaccio sull'oceano, in cui c'è appunto il Golden Gate, ci sono anche nel porto che si chiama Pier 39, che è questo, che è molto turistico come posto. Vedete, ci sono le foche, cioè foche, i leoni marini, perdonatemi il lapsus, i leoni marini che stanno 6 mesi qui. Su queste bagnarole dove in genere ci attraccano le barche, loro invece da gennaio in poi stanno qui. E il resto dell'anno le barche si attaccano. È una città veramente bellissima anche questa, piena di salite. Cioè, lì fate palestra anche soltanto camminando, perché sono piena di salite, discesa, salite, discesa. Bellissime come la Lombard Street. Vedete, piena di fiori, veramente turisti. Questi siamo io e lui. Se vede questo video, mio marito mi picchia perché lui non ha mai voluto mettersi nei video perché non gli piace. E a me, onestamente, neanche a me piace. Comunque, io sono il tipo che il mio video. Io sono un tipo abbastanza quadrato, l'ho notato. Ultimamente sto imparando a conoscere me stessa. Se io faccio il canale, che è un canale di make-up. Assolutamente, a meno che un tag come questo, che mi è piaciuto perché Carmi ha ideato un tag veramente bellissimo, però non vado a fare video in cui faccio vedere il paese, in cui vado a fare la spesa. Assolutamente non sono cose che mi piacciono e quindi io sono un tipo abbastanza quadrato che se faccio un video, un canale di make-up è un canale di make-up. Quello, a meno che non c'è appunto qualcosa che mi colpisce, qualcosa che mi può piacere. In generale, stavo dicendo, l'America comunque è tutta bellissima, veramente da rimanere a bocca aperta. I loro parchi, tipo Yosemite Park, cioè guardate qui che bello, veramente favolosa Yosemite Park, cioè è un sogno. Cose così veramente lasciano a bocca aperta. La natura, la sua immensità vi fa rimanere a bocca aperta, soltanto a rimanere lì. La città che mi è piaciuta di meno è stata Las Vegas. Cioè non è che non mi è piaciuta, è bella, è veramente bella. Però io, come avete notato, sono più per i paesi comunque un pochino più sulla natura, più semplici. Las Vegas ci vai una notte e se ci vai 1 o 2 giorni è inutile perché tanto il vivo lì è la notte, durante il giorno non c'è niente. Infatti c'erano molti a festeggiare, addio al nubilato, tante cose così. Vista così sembra con i capelli corti, ma sono tutti qua, anche se i capelli corti non mi stanno male. Però non li taglio, non li taglio, non mi preoccupo. Scusate. Il Grand Canyon è pauroso, veramente pauroso. È bella anche la Death Valley. La Death Valley è veramente bellissima, anche lei. Anche se mi è piaciuta di più il Grand Canyon. Questa è la Death Valley. Questa è dal punto che si chiama Dante's View, la vista di Dante, cioè praticamente si dice che da questo punto qui vedere il sotto sembra di vedere l'inferno, il calore, a parte che lì ci sono tipo 50 gradi. Infatti noi eravamo lì belli tranquilli in macchina. Si dice che innanzitutto portarsi acqua a go-go per chi ci vuole andare. Magari se volete delle informazioni per chi ci deve andare, chiedete pure, non vi preoccupate. Innanzitutto acqua a go-go, mai fermarsi per più di mezz'ora perché lì il caldo è terrificante. L'aria condizionata non a manetta perché sennò vi si fonde il motore e quindi ciao, rimanete lì e morite stecchiti perché non passa nessuno. Noi eravamo lì belli, per fortuna c'erano altre persone. Eravamo lì belli a mangiare la nostra pizza, guardare è stata veramente una vacanza favolosa. Santa Monica poi è bellissima. Santa Monica è uno di quei paesi, il mare è favoloso, cioè l'oceano,
Anche se non ho fatto il bagno, però dovete sapere che io odio le alghe. Sono leggermente schizzinosa, sì. E quindi l'oceano era piena di queste alghette, tutte. Ho fatto un po' il bagnetto, ma mi fa un po' orrore, mi mettono paura, ecco. Cioè, paura. Qualsiasi cosa mi si avvinghi alle gambe, dovete sapere che io ho paura della profondità dell'oceano, ecco. Della profondità anche del mare, indistintamente. Ho paura della profondità, quindi qualsiasi cosa mi si avvinghi alle gambe mi viene da urlare. Beverly Hills, Malibu, wow, tipo stare nei film di Hollywood, di Beverly Hills 90-210, bellissimo. Vi mostro questa foto che si è voluta fare a tutti i costi per vedere che eravamo a Beverly Hills. Bella, veramente bellissima. Una vacanza Hollywood con le stelle. Il teatro dove fanno, se non sbaglio, proprio in questa via hanno fatto la premiazione degli Oscar. Poi vabbè, i parchi come Disneyland e tutto, veramente bellissimo. È stata una vacanza veramente bellissima, un posto che veramente mi ha lasciato a bocca aperta, vedere tutti i suoi parchi, bellissimi. E questo è sicuramente uno dei posti che mi ha lasciato il cuore, che difatti stiamo progettando il nostro prossimo viaggio di ritornare in America a farci tutta la Route 66 da non mi ricordo, comunque da una punta all'altra, attraversare proprio tutta l'America in macchina. È stato veramente bellissimo. A Londra io, le foto di me non ve le faccio vedere perché ero tanti chili fa. Sono andata la prima volta con mia sorella Daniela, la mia sorellina che adoro e che amo infinitamente. Ciao tesoro. Vi mostro questa foto che è carina, dai. Che è questa, la mia sorellina bellissima. Patatino. Siamo andate insieme, sono stata contentissima. Spero di ritornarci anche con mio cognato, che è suo marito, perché quando siamo andati la prima volta non è potuto venire. Londra è bellissima, architettonicamente, scusate, la bla bla bla, dai suoi parchi, è bella. Però se dovrei decidere veramente dove trasferirmi, Williams sarebbe un paese bellissimo. La cosa che mi contrasta è il fatto che sono 14 ore di volo. E quindi, cioè, voi mi chiederete perché dici così? Perché sono un tipo molto attaccata alla famiglia e ho bisogno di andare a Milano a trovare i miei ogni tot perché mi sento veramente sola, se no. E direi che andare dall'altra parte del mondo a vivere sarebbe un po' strano per me. E quindi, per questo, se dovessi scegliere in base alla distanza, andrei a vivere sicuramente a Londra. Precisamente, c'era un progetto di trasferirmi con mia sorella a Londra, in Inghilterra, in un paese chiamato Margaret, che si affaccia appunto sull'oceano, che non è per niente brutto, anzi molto bello come paese. Ovviamente avendo già appoggi, cioè questo è nel caso se io non dovessi avere lavoro, non dovessi avere casa, mio marito non dovesse avere lavoro, allora via via dall'Italia, perché ultimamente, ragazzi, è brutto da dire, però è la realtà che c'è adesso. Molti diranno: ah, ecco, vedi, tu sei una di quelle che prende e se ne va. Però, ragazzi, io vedo persone laureate. Persone laureate che l'Italia preferisce che se ne va in altri paesi a studiare e tutto, che dargli le opportunità qui. Quindi lasciamo perdere. Questo poi è un argomento, non voglio polemiche, cose del genere, è un pensiero che mi è venuto perché è la realtà. Io se avessi l'opportunità io sono una delle fortunate che ha tanto, però se non dovessi aver niente sarei una di quelle che me ne andrei subito. Perché l'Italia ultimamente non offre molto e per chi ha un negozio come me è veramente difficile andare avanti. Quindi posso capire tutte le persone che hanno il negozio che fanno veramente difficoltà, posso veramente capirli. Londra è una città veramente bellissima, beh, veramente bella, bella. Ha una cultura spaventosamente bella. Sono due città che mi rapiscono, che ogni volta che posso ci vado, soprattutto Londra. In America è impossibile perché sono 14 ore, comunque il costo diciamo che è anche molto alto del volo.
Però sono due posti veramente favolosi e bellissimi che sento di raccomandarvi assolutamente perché sono veramente belli. Se poi vi piace la natura come me, questi paesi un pochino da film western, bellissima. Williams è veramente bellissima. Non, voi dite non c'è niente lì, lo so, non c'è praticamente niente, però ti fa sentire a casa, ecco. E questa è la sensazione che dà, ti fa sentire a casa, ti fa sentire... Ah, sono arrivata, questa sensazione qua ti dà. È questa la sensazione che mi piace di più di quel posto lì. Niente, io spero che vi abbia fatto piacere fare questo piccolo tag. Lo vedo un pochino... Cioè, non sono abituata a parlare di queste di cose che mi piacciono nei video perché mi sento un pochino, soprattutto ad aprirmi, ecco, non sono il tipo che dice queste cose. Io vi ringrazio, ringrazio Carmela per avermi dato l'opportunità di fare questo video, di fare questo video tag, sono veramente contenta. Io vi scrivo qui sotto il link di Carmela di Baby Epsi, vado a cercarli, permesso. E vi ringrazio per aver visto questo video in compagnia con me. Ciao ragazzi.